Buongiorno, io sono Paolo Pozzati, commissario tecnico del tiro combinato da caccia, una neodisciplina della FITAV dove si usano due strumenti sportivi, fucile e carabina. Ho il doppio ruolo di commissario tecnico e tiratore della nazionale. Il mio ultimo successo per quanto riguarda la stagione agonistica 2019 è campione italiano a livello individuale, campioni europei a squadre con gli altri miei colleghi della nazionale a Tallinn in Estonia. Per la mia specialità uso il Beretta DT11 Black Edition, ho due lunghezze di canne, 81 e 75, che utilizzo in base alle condizioni del campo, in base alle condizioni a volte anche atmosferiche, calibro 12 chiaramente. Invece come carabina uso una TKT3 Sporter in calibro 2.23 con un'ottica Barris XTR2 con reticolo illuminato volendo, perché le nostre sagome hanno sfondo scuro e quindi diciamo che a volte il reticolo illuminato può essere d'aiuto. Beh, io ho intrapreso la carriera tiravolistica perché mio padre è un cacciatore e mi ha portato fin da piccolo con lui a caccia. Mi ha appassionato innanzitutto stare con mio padre, avere la sua compagnia, essere libero di girare per i boschi. E poi mi è scattato, diciamo, la scintilla sportiva nel voler confrontare le mie abilità sparando su bersagli come sono piattello oppure bersagli cartacei, dove conta molto una concentrazione psicologica, un allenamento fisico e una sfida con se stessi soprattutto. Al momento di entrare in gara mi concentro esclusivamente sui piattelli che devo affrontare, a seconda se sono percorso di caccia o fossa cacciatori. Penso alle traiettorie che ho già visualizzato prima, penso a piattello per piattello, a focalizzare la sua traiettoria, la sua velocità e a come poterlo ingaggiare nel migliore dei modi per chiaramente ottenere il risultato. La cosa divertente è che durante l'Europeo, nel confrontarci con le altre nazioni, gli altri colleghi, avversari di gara, abbiamo semplicemente due tempi di sparo per ogni giornata, quindi abbiamo abbastanza tempo libero da dedicare a delle piccole sfide personali con altri nostri colleghi stranieri, dove ci confrontiamo su dei piattelli magari estremi, scommettendo una bibita o un caffè, ma per pura sfida ludica personale.